discepoli di 2000 anni fa e quelli di oggi, che sembrano una presenza e invece sono un'estraneità. Assistono all'evento dell'ingresso di Gesù nella sua città, ma i loro pensieri sono altrove, come spettatori confusi di un fatto di cronaca un po' sorprendente. È la Domenica delle Palme, dopo la benedizione delle palme e degli ulivi, presso la chiesa di Santa Maria Annunciata in Camposanto. La processione dei canonici del capitolo della cattedrale, dei membri dell'arciconfraternita del Santissimo Sacramento, degli ordini cavallereschi e di tanta gente, porta i fedeli in Duomo per il pontificale solenne presieduto dall'arcivescovo. Molte le famiglie, i giovani, i bambini, per la presenza di tutte le componenti della scuola paritaria La Zolla. A ognuno si rivolge Monsignor Delpini nella sua riflessione, che diviene insieme un monito a capire la verità della settimana autentica e l'indicazione di quella speranza che è sempre possibile quando si guarda l'amore di Cristo che riconcilia. Noi come entriamo in questa settimana santa? Noi siamo quelli che comprendono oppure siamo quelli che vivono un momento di particolare suggestione senza comprenderne il significato? Per aiutare a comprendere, un aiuto, usando le parole del Vescovo, viene dalla lettera ai Colossesi appena proclamata. Innalziamo il nostro canto perché proprio la mitezza di Gesù, proprio il modo umile con cui Lui entra nella sua città, con cui Lui si offre inerme all'aggressione violenta, si dimostra e si rivela la via della riconciliazione. E perciò l'angoscia, il disorientamento, l'incertezza, l'inquietudine di chi ha l'impressione di vivere in un mondo di frammenti impazziti, di scontri insanabili tra le cose, tra le persone, tra gli impegni, ecco, coloro che vivono così, dispersi nei frammenti, ricevono la rivelazione. Dio vuole riconciliare tutte le cose. Una buona novella questa di cui ha disperato bisogno la società di oggi. Voi che vivete il dramma della separazione, lo strazio dei legami spezzati, il tormento delle convivenze impossibili, riconoscete finalmente che è offerta la via della pace. E voi che vivete la confusione dei pensieri, che vivete lo sconcerto per l'invasione di una cronaca spaventevole, voi che vivete il dramma per il male che gli uomini possono fare, riconoscete che è stato versato il sangue della riconciliazione. Evidente che nasca in questo modo una speranza nuova, anche per chi sospetta che qualche forza ostile lo perseguiti, per chi teme un qualche destino avverso, per chi si immagina che ci sia un nemico invincibile che incombe su questa vita fragile e precaria. Voi, rassegnati a vivere nel frammento, aprite la mente a ciò che dà senso e speranza a tutte le cose. Voi, inclini a vivere nella banalità per il sospetto che le domande ultime siano troppo inquietanti, accogliete la rivelazione di Gesù che rivela il destino di tutte le cose alla riconciliazione, alla pace, a trovare senso nel desiderio di Dio di renderci felici. Voi, incerti e confusi tra teorie troppo complicate, tra dogmi troppo perentori, tra pareri troppo discordanti e affermazioni troppo presuntuose, accogliete colui che viene nel nome del Signore. Un auspicio ripetuto a conclusione della celebrazione dall'Arcivescovo che, richiamando il 25 marzo 2017, quando il Papa visitò Milano, invita a pregare con tanta gratitudine per il Santo Padre. A un anno di distanza vogliamo, dice Delpini, che ancora risuoni la sua voce. Diciamo che gli vogliamo bene, che ammiriamo il suo ministero. Siate voi la rivelazione del senso della vita attraverso la vostra testimonianza.